Allora, dalle 2 di notte i servizi segreti militari, coperti da false indagini antimafia, antidroga, antiterrorismo, mi stanno attaccando con le frequenze delle ustioni sul corpo. Dopo che mi stanno attaccando con le frequenze delle ustioni sul corpo, stanno mettendo delle immagini olografiche tridimensionali, come se i miei occhi diventano o diventassero monitor remoti oppure monitor in sovrapposizione corneale, e mi fanno vedere schemi olografici di mappe stradali in tempo reale, come se sono GPS in tempo reale. In più mi stanno facendo vedere delle sagome color verde e color ambra del mio corpo, con i collegamenti dei puntamenti satellitari trigonometrici effettuati per effettuare pedinamenti satellitari e sperimentazioni con puntatori latitudinali e longitudinali GPS dei servizi segreti dell'intelligence geospaziale. Mi stanno dicendo che loro sperimentano per conto di massoneria industriale e servizi segreti militari, che attestano e collaudano i satelliti spia e le frequenze delle armi satellitari su centinaia di migliaia di persone nel territorio nazionale italiano. Parlano di 20 milioni di persone sottoposte ad esperimenti militari con i satelliti spia, che vengono camuffate questi esperimenti e questi puntamenti satellitari sul corpo di questi individui da false indagini antimafia, antidroga, antiterrorismo. Ma in realtà sono esperimenti militari a tutti gli effetti effettuati dai servizi segreti militari mercenari. Pensate che prendono per fare questi esperimenti al mese 50.000 euro in nero, più lo stipendio da ufficiali medici. Molte vittime dicono: ma che cosa ci guadagnano questi a torturarci? Guadagnano 50.000 euro in nero e più varie promozioni con vari stipendi da ufficiali medici, che sono dagli 8.000 euro ai 12.000 euro mensili, più dai 40.000 alle 50.000 euro al mese di mazzette. Pensate che quando vanno via da questi posti hanno una liquidazione di 3, 4, 5 milioni di euro in nero. In più prendono le percentuali dalle società aerospaziali e società di creazione e produzione di satelliti spia, percentuali sulle vendite dei satelliti a tutti i servizi segreti del mondo, non le caramelle, non prendono il biglietto del cinema, non gli regalano il pantalone o la magliettina. Qui si parla di esperimenti militari su cavie umane, su target individuals che vengono portati al suicidio, e si parla di omicidi colposi, multipli, preintenzionali, con l'aggravante del metodo terroristico e mafioso, e torture e crudeltà. Se andate a mettere su Google "suicidi dei magistrati", è pieno zeppo. Se andate a mettere "suicidi della polizia", pieno zeppo. "Suicidi dei carabinieri", pieno zeppo. "Suicidi dei finanzieri", pieno zeppo. "Suicidi delle guardie carcerarie", oltre a molte persone dell'esercito, marina e aeronautica. Tutti quelli che si stanno svegliando dai sistemi di controllo mentale
nazionale attraverso la rete neurale satellitare, tutti quelli che si stanno risvegliando perché non tollerano più le frequenze ipnotiche all'interno del cervello, le frequenze del blocco, l'elettroencefalografo trascranico elettromagnetico satellitare nel cervello, vengono sottoposti a torture, lavaggi del cervello continui, manipolazioni fisiche e psicologiche per farli sembrare dei malati di mente, pazzi o schizofrenici, e poi indurre queste persone al suicidio, farli morire con gravi incidenti stradali. Così i servizi segreti militari si sono levati un ulteriore testimone che potrebbe testimoniare ai processi contro di loro. Svegliatevi, voi target individuals. Io sto preparando il nuovo target individuals day a Roma 2019, che faremo all'interno di un locale di Roma in concomitanza alle altre associazioni internazionali che aiutano le vittime del controllo mentale e aiutano i target individuals. Denunciate tutto in procura, che venite sottoposti ad esperimenti militari da parte dei servizi segreti mercenari, e denunciate che siete sottoposti a lavaggi del cervello, torture e spionaggio con false indagini antimafia, antidroga, antiterrorismo create su di voi per coprire i puntamenti satellitari che ci sparano dentro casa e per coprire i puntamenti che ci sparano sul corpo. Voglio ricordare a tutte le persone che seguono i miei canali che se vogliono effettuare un'intervista testimonianza sui miei canali o insieme a me, contattatemi tramite email vittime del controllo neurale @gmail.com. Parla il ricercatore Emiliano Babilonia, esperto in terrorismo dei servizi segreti dell'intelligence geospaziale.